Una pressione progressiva sulle aree più a rischio. Il Comando Provinciale di Napoli dei Carabinieri aumenta l'intensità delle azioni di prevenzione nelle strade dove i clan fanno affari. Dopo Napoli Est, ora è la volta del Rione Traiano, area occidentale del capoluogo. Quella rete di strade tra le case popolari è considerata una delle piazze di spaccio più remunerative della città ed è qui che i carabinieri hanno portato a termine una nuova operazione alto impatto. Dall'alto l'elicottero atterra decine di uomini e unità cinofile per dare la caccia, pusher, fiancheggiatori e gestori dello spaccio. Erano tornati in attività come punti vendita di cocaina, hashish, marijuana, eroina e droghe sintetiche, diversi scantinati condominiali già sequestrati in passato. Denunciate per violazione dei sigilli le 8 persone sorprese all'interno. Trasferiti in carcere 2 uomini e 2 donne già condannati per reati associativi legati al traffico di droga. Arrestato inoltre un pregiudicato evaso dai domiciliari, controllate un centinaio di persone, segnalati alla prefettura quanti trovati con la droga appena comprata addosso. Sequestrato poi mezzo chilo, già diviso in piccole dosi, tra marijuana e hashish. In un intercapedine, infine, trovata anche una pistola e oltre 200 proiettili. Erano a disposizione di chi sorveglia le strade della droga.